Marche tornano a tremare, forti scosse di terremoto al largo della costa pesarese, gente in strada, piccoli crolli e tanta paura, chiuse scuole ed edifici, sospesa la linea ferroviaria, eseguiti sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private, nella chiesa di Ronco San Baciofano è crollata parte del soffitto, inagibile anche la chiesa di Candelara, ad Ancona il sorvolo in elicottero dei vigili del fuoco. Carica la demoscopica per sondare abitudini e preferenze. Un'indagine. Attenzione, attenzione, una scossa di terremoto si è verificato in questo momento. Mi sono dovuta tenere alla ringhiera perché non riuscì, guardi, tremavo. Una cosa tremenda è stata. Cari telespettatori, buonasera. Non c'è pace per la Regione Marche che sta affrontando l'ennesima emergenza. Questa mattina due forti scosse di terremoto seguite da altre di assestamento sono state avvertite in tutto il centro Italia e non solo. Non si registrano feriti ma solo danni a qualche struttura. Prima di farvi sentire le testimonianze partiamo da un servizio nel quale facciamo il punto con immagini e interviste. Nelle Marche è tornata la paura, la terra ha tremato più volte, in particolare nel nord della regione. La scossa più forte è stata di magnitudo 5.7 alle 7.07, seguita da un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. Sono state localizzate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo della costa pesarese. Sono seguite una trentina di repliche di magnitudo maggiore di 2 e una decina di magnitudo maggiore di 3. Uno sciame sismico durato fino alle 13.10, quando se n'è verificata un'altra di magnitudo 3.9. Il terremoto è stato avvertito in un'area molto vasta lungo la costa adriatica, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. La gente si è riversata in strada, i lampioni oscillavano e cadevano a terra pezzi di intonaco e calcinacci, come successo alla stazione ferroviaria di Ancona. Sulla città dorica si è levato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte, ma solo danni alle strutture. Danni significativi si sono registrati nella chiesa di Ronco San Baciofano, chiusa per inagibilità anche la chiesa di Candelara. Altri disagi si sono verificati in diversi negozi e supermercati dove molti oggetti sono caduti dagli scaffali. È stato un risveglio, come ha sottolineato l'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli, che ha dissotterrato antiche paure ricordando il dolore di ferite ancora aperte. Questo terremoto, ha proseguito, ha il volto sfigurato della Madonnina dei Cappuccini, uno dei simboli sacri più amati dai pesaresi. Dalla statua rovinata nella parte posteriore è caduta l'aureola. Le prime violente scosse di terremoto hanno fatto tremare anche gli studi di Fano TV. È diventato virale il video del giornalista Massimo Foghetti, che ha vissuto e dato in diretta la notizia durante Occhio ai giornali, prima di lasciare la postazione e mettersi in sicurezza insieme al regista Riccardo Sora. Kit del consumatore per ridare linfa al centro. L'assessore Etienne Lucarelli incarica la demoscopica per sondare abitudini e preferenze. Un'indagine. Attenzione, attenzione, una scossa di terremoto si è verificato in questo momento. Una grossa scossa di terremoto in questo momento ha investito la città di Fano. Attenzione, cerchiamo di vedere che cosa è accaduto. Telefoniamo subito alle squadre che ci possono dare delle informazioni. È stata veramente una scossa molto molto grossa. Sì, in questo momento è calmato, però ci possono essere anche scosse di assestamento. Eccone un'altra. Io vado via. Nel corso della mattinata abbiamo seguito anche in diretta l'evolversi degli eventi, prima durante la ripresa della rassegna stampa e poi al COC, il centro operativo comunale, subito attivato nella sede di via Borsellino a Fano. Siamo tutti, esattamente tutti i funzionari del comune, il comune chiuso, si sono trasferiti qui, ognuno per le proprie competenze, per le proprie funzioni. Quindi qui vengono prese quelle decisioni man mano che arrivano delle famiglie, delle scuole, tutte le emergenze che arrivano vengono discusse al COC e viene presa una decisione comune per poter
agire e dare una risposta. Siamo noi come volontariato, siamo presenti sul territorio e collegati via radio soprattutto per dare risposta a quelle chiamate delle persone che hanno paura di rientrare in casa. Più che altro per noi è dargli un conforto più che una soluzione, perché non c'è una soluzione immediata, ma far sentire che in pratica il comune e la protezione civile è vicino a loro per qualsiasi cosa abbiano bisogno. Durante la diretta il vice sindaco Fanesi e gli assessori Mascarin e Brunori hanno fatto il punto e illustrato gli interventi sul territorio. Ringrazio peraltro tutto il personale scolastico, educativo e dirigenti, perché veramente con poche decine di minuti a disposizione abbiamo coordinato una scelta cautelativa che io ritengo assolutamente opportuna, come hanno fatto in tanti altri comuni, e cioè di non aprire le scuole e di non avviare l'attività didattica. Questo servirà nella giornata di oggi per le squadre dell'ufficio tecnico del comune di Fano per realizzare, come in tanti altri edifici pubblici, lo ricordiamo, della città, una serie di interventi di controllo, di verifica, perché dobbiamo avere la certezza che gli edifici, in particolare gli edifici scolastici, che sono tanti nella nostra città, quasi una cinquantina, non abbiano avuto lesioni o comunque danneggiamenti anche parziali. A Fano le scuole e gli uffici comunali che erogano servizi al pubblico, come le biblioteche, resteranno chiuse anche domani, giovedì 10 novembre, salvo revoca. Ci sono squadre, ormai una quindicina di squadre, composta da dipendenti dei lavori pubblici e dell'urbanistica, che girano la città appunto a verificare, a fare queste verifiche. Sono chiusi anche i cimiteri, ecco, per dire, se iniziate a pensare quanti sono gli edifici pubblici comunali in città, insomma, iniziano ad essere tanti. Ci dobbiamo preparare al peggio, quindi abbiamo anche, stiamo verificando in particolare le palestre, quelle più moderne, quelle che potrebbero essere utilizzate anche in maniera provvisoria, ci auguriamo assolutamente in maniera provvisoria, per poter ospitare e dare assistenza alla popolazione. Al momento non ci sono segnalazioni di persone che si sono fatte male. Al di là della paura che comunque ha colpito stamattina molti nostri concittadini, alcuni dei quali sono andati anche al pronto soccorso, per dire la paura che c'è stata. Per quanto riguarda invece i centri sociosanitari? Ne abbiamo due di nostra proprietà, uno la Don Tonucci e l'altra invece il CTL San Lazzaro. Per quanto riguarda la Don Tonucci ci hanno segnalato delle crepe e abbiamo già mandato una squadra. Su quelle private invece ci siamo accertati che anche lì ci sia appunto una situazione di tranquillità e ci hanno garantito che tutto a posto, sotto controllo. È ripresa intorno a mezzogiorno invece la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, sospesa in via precauzionale a causa delle scosse di terremoto. Inoltre, per consentire le verifiche tecniche sugli edifici, oggi sono state sospese tutte le attività del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1, comprese le vaccinazioni. Gli utenti verranno ricontattati dall'azienda per prendere un nuovo appuntamento. Invece, nei tre stabilimenti di Fano, Pesaro e Muraglia dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti Marche Nord, la direzione ha organizzato squadre di tecnici per controllare tutte le aree dei presidi, dando priorità alle aree deputate all'emergenza-urgenza fino ad ogni singola stanza di degenza. Dove le condizioni dei pazienti lo hanno permesso, le aree sono state evacuate, le persone sono state fatte convogliare in zone sicure fino alla fine dei controlli. Non sono stati segnalati ed evidenziati danni importanti alle strutture, per cui gradualmente tutte le attività sono riprese nella loro piena funzionalità. Siamo pronti, eventualmente ci fosse bisogno di spostare qualcuno da qualche struttura, sono le verifiche in corso nell'RSA. Se necessario abbiamo già gli equipaggi pronti in emergenza. E come avete sentito nel servizio, anche la chiesa di Ronco San Baccio a Fano ha subito danni importanti ed è stata dichiarata inagibile. Allora sentiamo le parole del parroco Don Gianni Petroni e del vescovo Armando Trasarti. Per queste comunità piccole, qui, è la vita, la loro chiesetta, che hanno fatto i genitori, i progenitori con tanti, partecipato sempre. Chiudere la chiesa qui è come chiudere tutto, perché quel po' che c'è si raduna qui, per loro qui è tutto. Io vengo anche a volte di corsa quando non ne posso più, perché so quanto è importante per loro. Non conta il numero, non è che siamo tanti qua, però per loro questa è la vita, è questa. Adesso c'era la festa l'8. Si mangia tutti quanti insieme. Ecco, chiudere la chiesa è un po', è inutile che gli dico provate a venire giù, ho capito, però è un po' come cancellare, no, l'identità di una comunità, ecco, praticamente è questo.
Ci può fare una descrizione dei danni o comunque le parti della chiesa maggiormente colpite? I danni qui a sinistra, tutto l'angolo, che ha preso anche un pezzo già proprio della volta, proprio lì è pericoloso, lì. Ecco, sì, ha fatto tutte le crepe. Poi in fondo sulla destra, anche lì è venuto giù tutto quanto l'angolo. Adesso proprio sono andato a vedere nella canonica di là, cavoli, sacrestia, ci sono due crepe paurose. Sacrestia, poi sono andato a vedere di sopra, ci sono i calcinacci di sopra, il muro che dalla casa alla chiesa ha fatto i calcinacci, adesso bisogna vedere quando piove lì, cosa succederà. Ci ha fatto danni qui sia in città che qui nella media collina, alloggi almeno tre chiese chiuse, questa qui, quella delle suore teresiane qui sopra a Sant'Andrea in Villis e a Monte Maggiore, sulla collina. E siamo provati, messi allerta, siamo al tempo dei morti, quindi siamo anche con un equilibrio sul vivere e il morire. Però è certo che la gente si scoraggia un po'. Soprattutto questo colpo è stato molto molto forte stanotte, molto. Soprattutto a Fano, per un sussultorio all'inizio, mi dicono che sia stato da 100 anni qui nell'Adriatico il più forte, mi pare. Ed ora ci spostiamo ad Ancona nella sala operativa unificata della Protezione Civile, dove questa mattina si è riunito il COR, il Centro Operativo Regionale. Sentiamo le dichiarazioni del governatore Acquaroli e dell'assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi, che era a Fano durante le prime scosse. È stato impressionante, ha dichiarato Aguzzi, ho visto gli alberi tremare. Della provincia di Pesaro. In questo momento non risultano danni particolarmente importanti a cose o a persone, però ecco, c'è una ricognizione in corso, preferiamo dare i dati quando la ricognizione è terminata. Tra l'altro mi diceva il prefetto Lega che il sisma si è sentito fino a Venezia, a Roma, quindi è chiaramente un sisma che ha colpito tutto il centro Italia, è stato sentito in maniera distinta in tutto il centro Italia. E risultano nell'immediatezza della scossa più importante oltre 1000 chiamate al 112. Io sono di Fano, quindi come si dice in prima persona l'ho proprio vissuta, però non dall'interno di casa ma da fuori casa. Io ero nel giardino in quel momento ed è stata una cosa molto impressionante vedere gli alberi tremare. Cioè io ho notato, non notato, proprio ho visto gli alberi tremare, quindi da lì ho dedotto che fosse un qualcosa di molto forte, tant'è che quando ho visto scendere di corsa mia moglie da dentro casa, uscire in pigiama, io gli ho detto la prima cosa, speriamo che l'epicentro sia vicino, perché se l'epicentro è vicino, questo è il massimo che è successo. Se l'epicentro è lontano, questa è una cosa disastrosa, perché è stato davvero molto 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 forte. Le prime verifiche che ha fatto l'assessore alla Protezione Civile? Immediatamente la prima telefonata al dirigente della Protezione Civile, la seconda alla sala operativa, poi nello stesso momento era Acquaroli che chiamava me, il presidente Acquaroli. E da lì sembrava, dalle prime ipotesi, che l'epicentro fosse di fonte Falconara, tant'è che il presidente ha chiamato il sito di Falconara. Poi invece si è cominciato a dire no, forse Senigallia, eccetera, poi è arrivato che fosse Fano. Io non ho fatto altro che mettermi le cose che ho addosso per andare a partire, e mentre venivo alla sala operativa ho sentito il prefetto di Pesaro, ho sentito il sindaco di Fano, il sindaco di Pesaro, che oltretutto erano a Bruxelles, ma anche loro erano già informati di questa situazione, e ho chiesto subito alla sala operativa e al dirigente di Protezione Civile di fare subito un invito a tutti i sindaci delle province di Ancona e di Pesaro Urbino per evitare di aprire le scuole. Io poi ho sentito anche i tre presidenti di provincia del sud delle Marche, meno toccate, diciamo, da questa cosa, nel senso più lontane, e anche a loro comunque ho invitato a far sì che se i comuni avevano qualche remora potevano tranquillamente tenere le scuole chiuse. Credo che alcuni comuni, o molti forse di comuni, forse anche del Maceratese, abbiano tenuto e stiano tenendo le scuole chiuse. Però è chiaro che ogni scuola e ogni edificio pubblico che dovrà poi essere riaperto pubblico sarà ed è verificato sia nella provincia di Pesaro Urbino sia nella provincia di Ancona, ma probabilmente anche nelle altre province sta avvenendo qualcosa di simile anche nelle province più lontane. Credo che anche ad Ascoli Piceno stiano facendo in alcuni casi dei controlli, questo mi ha detto prima il presidente della provincia. Nessun danno grave a persone o edifici, lo ha riferito Acquaroli al termine della riunione pomeridiana. In base agli accertamenti effettuati sino ad ora dagli organi competenti della Protezione Civile, ha spiegato, i danni riscontrati risultano lievi e la situazione è sotto controllo. Ci siamo dati appuntamento, escludendo nuovi eventi, al pomeriggio di domani, ha concluso, per fare una nuova ricognizione.
Invece per il territorio pesarese hanno fatto il punto il vice sindaco Daniele Vimini e l'assessore Belloni. La situazione è sotto controllo dopo la paura iniziale, chiaramente perché la prima scossa si è avvertita in maniera molto chiara, molto netta, nel momento in cui le famiglie stavano uscendo di casa, accompagnando i figli a scuola o i pendolari o per il lavoro, e quindi da subito abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole, proprio anche per consentire intanto la verifica di tutto il sistema scolastico di ogni grado, per poter poi auspicabilmente con esito negativo annunciare nel pomeriggio la riapertura già da domani. Lo stesso per gli altri edifici pubblici, e da quelli sportivi a culturali, altre cose, insomma, i servizi sono al momento chiusi e in attesa di verifica. Man mano che i singoli edifici verranno smarcati, naturalmente potranno riprendere le attività. Un quadro tutto sommato positivo, a parte la paura, teniamo sott'occhio la situazione nell'obiettivo di rientrare alla normalità al più presto possibile al termine della giornata di oggi. Enzo Belloni, appena stato al COC, pure un incontro col prefetto, com'è andata? Quali sono le criticità? Sì, abbiamo aperto subito la SOI, via dei cacciatori, c'era il tavolo coordinato dal prefetto, e devo dire che la situazione rispetto alla botta che abbiamo sentito tutti questa mattina non è delle peggiori. Dal momento, in questo momento insomma, non sono registrate particolari criticità rispetto agli edifici pubblici e privati, e anche questo ce lo confermano i vigili del fuoco. E i tecnici degli uffici comunali hanno iniziato il loro giro di controllo, partendo ovviamente dalle scuole, poi teatri, musei, uffici pubblici, e aspettiamo di fare un punto ulteriore alle ore 16, che è già in programma con il prefetto e tutte le autorità preposte. Il sindaco Matteo Ricci ha poi fatto sapere che per completare al meglio i controlli nelle prossime ore le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse anche domani. Tra le strutture già ispezionate anche la Vitrifrigo Arena, dove non sono risultati problemi, quindi la partita Italia-Spagna di basket e gli eventi preparatori collegati sono confermati. Un evento sismico importante, ha aggiunto Ricci, il più forte degli ultimi 100 anni. L'invito quindi è quello ad avere massima attenzione, il peggio pare passato, ha concluso, ma con il terremoto non si sa mai. E anche il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone, anche per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, gli impianti sportivi pubblici e le strutture, i centri sociali pubblici di natura non residenziale, ma sono compresi anche i cimiteri cittadini, che quindi rimarranno chiusi. In ogni caso vi invitiamo a consultare le pagine social e vari siti istituzionali dei comuni per verificare l'eventuale chiusura delle scuole e di altre strutture. Vi anticipo anche che dopo il telegiornale trasmetteremo un approfondimento con il vice sindaco del comune di Fano, Cristian Fanesi, e con Saverio Olivi, presidente del CB Club Mattei, per darvi alcuni aggiornamenti sulle strutture che rimarranno chiuse domani, ma anche per illustrarvi le norme di comportamento nel caso di terremoto, quindi cosa fare e cosa non fare. Adesso sentiamo invece le testimonianze di alcuni pesaresi. Dove eri al momento del terremoto? È a casa di un mio amico e mi avrebbe portata stamattina in stazione per prendere il treno e arrivare a Domodossola, ma il treno ha fatto un'ora e mezza di ritardo per il terremoto e al momento potrebbero anche cancellarlo. Lei doveva prendere il treno stamattina? Sì, per andare a lavoro a Bologna. Quanto ritardo? Cancellato completamente, tanto era ritardo. Dove era stamattina al momento del terremoto? In casa, in camera. Ho iniziato a muoversi tutto, più riprese. Tanta paura? Effettivamente sì, sì. Quando ho capito cosa stava succedendo, sì. Stavo andando all'università. L'hai sentito bene? Sì, e mi sono spaventata al momento. Ho pensato a mia mamma in quel momento. Pensavi, rispetto alle volte scorse, questo è stato più forte? Sì, questo rispetto agli anni precedenti l'ho sentito. Poi, speriamo che vada tutto bene. Dove era quando ha sentito la scossa? Ero a letto, abbastanza, mi ha svegliato il terremoto, quindi... Ha avuto paura? Neanche più di tanto, insomma, tanto alla fine, tutto sommato, non ci si può fare niente, quindi...
Molta paura, perché io abito al quinto piano e quindi ero in bagno, lo specchio veniva contro di me, l'ho dovuto trattenere con le mani. E poi è stata lunga, dura, e quindi io ho avuto paura l'altra volta, non mi ricordo se era 2016 o 2014. E questa volta anche di più. Quanto danni in casa? Beh, parecchie cose sono cadute, si sono aperti gli armadi e sono cadute diverse cose. Qualcosa si è rotto, pazienza, siamo vivi noi. Ero in casa, a letto, alle 7.07. L'hai avvertita bene? Sì, purtroppo. E sinceramente di tutti i terremoti che ci possono essere stati fino ad ora è la prima volta che lo sentivo così in maniera forte. Adesso che ne parlo è come se lo rivivessi. Vive da sola? Sì. Io sono sola, sì. È mia figlia, ma lei è con il marito. Danni in casa ce ne sono stati? Danni no, però è caduto della roba. Sì. E non so neanche cos'è caduto, perché dalla paura che ho avuto non sono andata a cercare quello che era successo, capito? Siete riversati in strada per sicurezza? No, no, perché io sto al terzo piano, ho paura di scendere con l'ascensore oppure anche nelle scali. E poi ho 95 anni. Vi ricordo che subito dopo il telegiornale saremo di nuovo in studio per un approfondimento sulle buone pratiche di protezione civile, ma prima di chiudere il TG apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Luigi Pucci, residente in Viale Belgatto a Fano, che oggi compie 101 anni. Luigi ha festeggiato questo importante traguardo insieme a tutta la famiglia. Allora, auguri da tutto lo staff di Fano TV. Altri due brevi aggiornamenti. Il concerto La Via Rosa, che era in programma stasera alle 21 per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di un ecografo per l'unità senologica di Marche Nord, è rinviato a data da destinarsi. Per tutte le informazioni comunque potete contattare il Teatro della Fortuna allo 0721 800 750. Il COC invece rimane in allerta per monitorare la situazione e il numero di telefono in questo caso dedicato alle emergenze, lo 0721 86 66 96. Rimarrà attivo fino a 1.30 di notte e poi domani mattina dalle 8.30. Il nostro numero di telefono invece, il 338 4968 250, lo vedete in questo momento in grafica. Rimanete sintonizzati sul canale 19 per saperne di più sui comportamenti da tenere sulle aree di attesa individuate a Fano in caso di terremoto o di altre emergenze. Vi faremo ascoltare anche altre testimonianze dei fanesi. A tra poco.